Cari amici giuristi, cari appassionati di diritto, ben trovati con la Costituzione della Repubblica Italiana. Stiamo dissodando, uso un verbo agreste che va di moda, l'articolo 33 della nostra Carta Costituzionale che parla di arte e scienza, anzi vi riassumo i primi due comma che sono stati l'oggetto di una puntata precedente. L'articolo 33 ci dice, primo comma, l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica, dice il secondo comma, detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Vediamo ora cosa dice il comma 3 e il comma 4 di questa bellissima disposizione. Enti e privati, dice il comma 3, hanno il diritto di istituire scuole e istituti di educazione senza oneri per lo Stato. Siccome ci parla di enti e privati senza specificare, e ci soggiunge che questi enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione senza oneri per lo Stato, ne evinciamo che si tratta di enti e privati non statali. Sono le famose scuole private, paritarie. Ci dice la Costituzione quindi che enti e privati hanno il diritto, quindi non è che, come dire, devono chiedere nulla, tra virgolette. La Costituzione è molto chiara su questo punto, hanno il diritto di farlo, discorso diverso naturalmente sono i requisiti, hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, quindi la gamma è molto ampia, la stessa dicitura costituzionale è molto ampia dal punto di vista semantico, scuole ed istituti di educazione, tuttavia dice la norma senza oneri per lo Stato, cioè ciascuno può farlo, è libero di farlo, ha il diritto di farlo, ma senza pesare sulle finanze pubbliche. E il quarto comma soggiunge, la legge nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. Quindi vedete che il comma 3 e il comma 4 si riferiscono a queste scuole private o comunque non statali. Il comma 3 ci dice che non possono gravare sulle finanze pubbliche. Il comma 4 soggiunge, vediamolo partitamente, la legge, quindi c'è un rinvio da parte della Costituzione alla legislazione ordinaria, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali, e quindi da qui evinciamo che queste scuole non statali hanno diritti ma hanno anche obblighi per questa loro attività, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, e quindi parità ovviamente rispetto all'insegnamento nelle scuole statali, parità che come vedete è prevista dalla Costituzione, tanto per essere chiari, se volessimo abolire le scuole private dovremmo cambiare la Costituzione, deve assicurare appunto la legge ad esse e quindi alle scuole private piena libertà. Questa norma fa in qualche modo da pendant, no? Al comma 1 che abbiamo visto, l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. Se libero ne è l'insegnamento, sia a livello singolare sia a livello collettivo c'è la libertà di insegnare. Vedete che questa libertà ritorna nel comma 4, quindi la legge nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità deve prima di tutto assicurare ad esse piena libertà e poi altro principio molto importante è ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuola statale. Quindi da una parte la piena libertà di istituire, diciamo, scuole ed istituti di istruzione, dall'altra la piena equipollenza da garantire agli alunni delle scuole private paritarie rispetto alle scuole statali, in termini appunto di parità, un trattamento, dice la Costituzione, scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. E quindi anche questo è un, diciamo, un corollario del principio di libertà di istituzione. Se io da una parte garantisco la libertà di istituzione di scuole e dall'altra però non garantisco l'equipollenza del trattamento, voi capite che questa libertà sarebbe esclusivamente formale. Abbiamo, diciamo, in queste disposizioni la eco di una forma di superamento di tutto quello che era stato prima, diciamo, della Costituzione. Per una volta voi sapete che l'indottrinamento era un classico, diciamo, della
della dittatura, ed è un classico della dittatura: dove c'è dittatura non c'è libertà di insegnamento, perché l'insegnamento è uno solo. Nel momento in cui invece non c'è più la dittatura, ma c'è la democrazia, la libertà di insegnamento e di educazione deve essere garantita sotto tutti i punti di vista. Bene, abbiamo visto anche il comma 3 e il comma 4 di questa disposizione. Ci avventureremo sugli ultimi due per chiudere un po' il cerchio, ma questa è un'altra storia. Per ora, viva la Repubblica, viva la Costituzione della Repubblica Italiana.